Siamo assoluto. Punto F attraverso Francesca R. 4 aprile 2023 a cura di VB. Allora, cerchiamo di fare chiarezza su tante cose. E questa chiarezza già in parte ti aiuta. Primo, quando dico siete, siamo, assoluto, non vuol dire entrare in contatto, non vuol dire diventare, vuol dire essere assoluto. L'assoluto, cercate di comprendere questa parte, perché è la parte focale che determina tutta la spiegazione del momento incarnativo, quel lasso di tempo chiamato ruota delle nascite e delle morti alla quale appartenete, dove l'assoluto ripiega una piccola porzione di sé stesso per guardare tutte le meravigliose possibilità in quel micro spazio si hanno e che possono manifestarsi. Non cambia la natura di quello spazio, non cambia la natura del contenuto di quello spazio, non cambia la natura della porzione vibratoria di quello spazio, non cambia la materia di quello spazio. Sempre assoluto è. Ma quello spazio vive. Vive tutta la porzione di divenire che rappresenta. Cosa succede? Che la porzione di divenire presenta la dualità come manifestazione della comprensione vibratoria dell'essere. Non può esistere il bene senza il male, perché altrimenti non esisterebbe neanche il male, non esisterebbe neanche il bene. Non mi sono sbagliato, ho detto corretto. Non possono non esistere se non sono entrambi presenti. Perché? È la domanda. Perché entrambe sono la stessa cosa. Sono la non conoscenza di quello che è, non di quello che diviene. Il bene che diviene male o il male che diviene bene. Nell'ambito di questa piccola porzione si assiste alla completa comprensione di questa porzione di spazio, di cosa significa abbattere la barriera della definizione che non integra l'unione. Quindi abbattere l'io che determina la dualità. Nell'ambito di ogni singola personale incarnazione, tutti, dal più evoluto al meno evoluto, fate
conoscenza, esperienza, incontro con la dualità, con la centralità dell'ego che sempre più deve scomparire. Eliminare una delle tue parti dalla vita incarnativa di un'entità è come annullare la presenza nella porzione di quell'entità, perché l'assoluto esplica in questa porzione esistenziale l'ego come dualità. L'ego, l'io, vivendo, andate a scoprire ogni dualità possibile fino a ridurla come non dualità. All'inizio del momento incarnativo in questa porzione spazio-temporale, attenzione qui, l'ego sparirà nella non conoscenza. Che vuol dire? Che esplicherà nel suo momento incarnativo tutta la porzione di male possibile in quello spazio temporale ben delineato. Perché? Perché è la non conoscenza. Si è annichilito nella non conoscenza, ma come ho detto, in questo momento si esplica per forza la dualità, per cui questa non conoscenza impatterà con la conoscenza. E questo spiega anche perché nello spazio-tempo, nel qui e ora dove vivete, ci sono sempre entità molto evolute incarnate, quindi impatti in una dualità che porta l'io, l'ego, a rimanifestarsi in dualità e a esperire fino ad arrivare all'altra parte della dualità, la conoscenza. E quando arriverà la conoscenza, scoprirà che non esiste la conoscenza senza la non conoscenza, perché la non conoscenza permette di arrivare a muovere la vibrazione della conoscenza. Quindi nel tuo vivere, per tradurlo nel personale, non puoi eliminare la parte cosiddetta brutta della tua vita, ma devi imparare a conoscerla per andare oltre e muoverti nell'esperire, nel ridurre questo ego, io, a seconda di come lo preferisci, come concetto che ti è chiaro per te, che ti muove più verso la conoscenza che non verso la non conoscenza. Della non conoscenza hai già fatto completa esperienza, adesso ti devi muovere verso la conoscenza. Per l'altra parte della domanda, devi sapere che questi particolari incontri raramente prevedono la possibilità di comunicare con quelli che sono i vostri affetti incarnativi. Ti posso dire solo questo, che è una cosa che viene ripetuta in situazioni similari a questa, che quando avete un affetto non presente più nel tempo incarnativo che abitate, quindi per tradurla con le vostre parole, un vostro caro che si è trovato nell'oltre,
ha passato questa dimensione. Quando avvengono questi incontri, quel vostro caro è sempre vicino a voi, perché voi lo richiamate, siete voi che col pensiero, quindi col vostro piano mentale, fate quella che nel piano fisico sarebbe una telefonata, gli dite: guarda, qui sta avvenendo questo incontro, ci sei vicino a me? Ora, ti posso aggiungere che niente accade per caso. Tutto ciò che ha determinato le tue cosiddette difficoltà fanno parte del cammino che tu, non tua madre, ha scelto, che tu hai scelto di vivere per muovere un passo avanti. Quindi ti posso aggiungere, muovi quel passo, non fermarti, non ancorarti a quella che è una pesantezza legata al passato, ma vivi il tuo fotogramma retto, vivi la tua vita che ti porta ad altre cose, quelle che hai scelto di vivere. Spero di averti risposto. Grazie. Nel contempo ho anche spiegato qualcos'altro per tutti.